Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Spice Boy. È la prima volta che faccio video, un video parlando apertamente della Lazio, perché per ora il mio canale per cosa è conosciuto? Per i video delle partite messe della Lazio, per lo più sono derby e quant'altro. Purtroppo di recente non riesco più a mettere nessun video perché ormai YouTube ti blocca un video per copyright anche se fai una scorreggia, quindi è diventata una cosa purtroppo impossibile. Allora, perché voglio fare questo video? Lo fanno tanti tifosi vogliono parlare della Lazio e da buon laziale voglio fare anche io la stessa cosa. Allora, faccio una premessa. Allora, di cosa voglio parlare? Voglio parlare del mercato della Lazio, però prima di esso voglio fare una premessa. Allora, io non sono né pro né contro lo Tito nella maniera più assoluta, io sono semplicemente un tifoso della Lazio e purtroppo sono abituato da quando tifo per la Lazio, per lo più da quando c'è lo Tito, sentire queste parole, il pro lo Tito e il contro lo Tito che dà il lazialone, servo del padrone al pro lo Tito. Cioè ragazzi, alla fine io penso una cosa, che vogliamo tutti la stessa cosa, vogliamo tutti una società che possa arrivare più in alto possibile, però senza dimenticare quello che era la Lazio prima di Lotito e cosa eventualmente potrà essere dopo Lotito. Ma questo, se vogliamo parlare di queste cose qua, dovrei fare proprio un video a parte. Allora, io cosa voglio parlare? Voglio parlare del mercato. Innanzitutto voglio dire una cosa. Se uno mi dicesse tu, allora innanzitutto io mi chiamo Giustino. Se uno dicesse Giustino, se tu personalmente sei soddisfatto del mercato della Lazio? Io direi, per me il mercato della Lazio è un mercato mediocre, un mercato che sicuramente non è da Champions, non ci siamo, non so se ci siamo indeboliti, ma quel che è sicuro è che non ci siamo rinforzati. Mancava qualche difensore adeguato da affiancare ad Acerbi, perché Acerbi lui da solo non è che può mantenere la baracca, ragazzi, che c'è Acerbi, parliamo di un grande difensore se vogliamo, però con tutto il rispetto non è Alessandro Nesta che a fianco a lui faceva sembrare dei fenomeni gente come Pancaro, Negro, Mihailovic, Couto, che in realtà fenomeni forse non erano, forse Sinisa si salvava solo per le punizioni, ma a difendere secondo me erano uno peggio dell'altro. Allora la verità purtroppo è una sola però ragazzi, i soldi non ci sono per nessuno, è inutile, cioè un mercato in Italia è stato fatto. Il mercato in Italia è stato fatto con tanti di prestiti, con diritto di riscatto e quant'altro. Stiamo parlando di anche di grandi società che non hanno potuto fare il mercato che desideravano. Cioè io l'altro giorno, quando hanno fatto i sorteggi di Champions League, dicevano gli opinionisti di Sky, da sempre, secondo me, disfattisti nei confronti della Lazio, e non lo dico solo io, dicevano, qua parliamo di un Real Madrid che non si è rinforzato, di un Barcellona che non si è rinforzato, perché la verità è una sola. I soldi non ci sono per nessuno. Cioè ragazzi, quindi stiamo parlando di società che, anzi, elogiavano le squadre italiane che erano tra quelle che si erano mosse di più, che avevano speso anche di più, se vogliamo. E qua parliamo di un Real Madrid, di un Barcellona che fatturano 10 volte, forse anche di più di quello che fattura la Lazio, e non hanno potuto fare mercato, anzi hanno dovuto regalare dei calciatori per liberarsi degli ingaggi. Quindi, di cosa stiamo parlando? Allora, cioè, di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo parlare di cosa è diventato oggi il mercato? Cioè, oggi un giocatore scarso, mediocre, che ti indovina 3 partite, 3 te ne indovina, vale già 20 milioni, vale già 20-30 milioni. E a queste cifre, ragazzi, fare mercato è impossibile. Cioè la Lazio ha speso quasi 20 per Muriqi e quasi 10 per Fares. Cioè sono due giocatori che in un mercato umano, se vogliamo, messi insieme, varrebbero 12-13 milioni, se vogliamo. Secondo me. Cioè se solo si pensa che 3 anni fa, quando ancora il mercato non è arrivato a queste cifre elevatissime, abbiamo preso a 8 milioni Immobile. Uno dice, vabbè, ma il Siviglia lo voleva vendere. Ma che significa? 8
Oggi come oggi nessuno vuole svendere i propri giocatori. Per dire, il Manchester United voleva buttare assolutamente Smalling, ma non ha accettato un'offerta meno di 15 milioni che poi è arrivata dalla Roma. Voglio dire, nessuno. Il Napoli vuole buttare Milik, ma un'offerta meno di 20 milioni non l'accetta. Quindi non vuol dire nulla che. E vabbè, ma noi a 8 milioni prendemmo Immobile perché Immobile il Siviglia lo voleva buttare via. Non significa niente. La Lazio anni fa a 10 milioni ha preso Milinkovic-Savic, a 8 milioni Luis Alberto, a 8 milioni per l'appunto Immobile. Oggi per prendere un giocatore mediocre, che nel nostro caso non ti rinforza la squadra, costano. E anzi dobbiamo ringraziare che siamo andati in Champions, perché altrimenti non sarebbero stati spesi nemmeno questi quasi 30 milioni per prendere Fares e Muriqi. Allora, a me personalmente l'acquisto di Fares non dispiace, perché se l'alternativa a Fares dovevano essere i Gioni, i Durmisi, i Lukaku presi da campionati esteri che dovevano ambientarsi e che sarebbero stati non una scommessa, ma più di una scommessa, sinceramente preferisco Fares che almeno la Serie A l'ha già giocata, perché a questo punto se tu vuoi fare un mercato così, vale la pena prendere questi giocatori qui. Poi purtroppo sento gente purtroppo lamentarsi come quei bambini nella quale che non la smettono di piangere fin quando i genitori non gli comprano il giocattolo. Ma Lotito è tirchio, non spende un euro, a noi serve il difensore, il difensore, il difensore, il difensore. Ragazzi, ma loro lo sanno meglio di noi che la rosa della Lazio è incompleta, è inutile. Cioè, lo sanno meglio di noi. Ma come già ho detto, purtroppo oggi fare mercato è difficilissimo. Poi ragazzi, tuttora è in corso una pandemia e il Covid, ragazzi, non è che ha rovinato soltanto i comuni mortali che non sono andati a lavorare, chi magari lavorava in nero che è stato quasi 2 mesi senza vedere uno stipendio, ha rovinato anche i calciatori, ha rovinato, no, più che i calciatori, ha rovinato le società. Voglio dire, quindi quest'anno veramente era difficilissimo fare mercato. Poi come ben vedete nessuno vuole svendere i propri calciatori. Cioè il Napoli pur di non accettare di incassare meno di 20 milioni manda Milik in tribuna. Ragazzi, cioè voi mi dovete dire il mercato che hanno fatto, cioè parliamo del mercato che hanno fatto anche le altre. Cioè parliamo della Juventus. Cioè la Juventus è una società che ormai si può dire che ce l'ha giusto come ruota di scorta vincere il campionato. È una società che ormai, senza nascondersi, vuole vincere la Champions League. E parlate con qualsiasi juventino, andategli a dire se questo è un mercato da Champions. Di sicuro la Juventus non ha fatto un mercato da Champions. Ma non possono farlo, così come non lo può fare, come non lo può fare la Lazio, così come non lo può fare il Real Madrid, così come non lo può fare il Barcellona, ragazzi. Questo è il discorso. Anzi, la Juventus ha dovuto buttare Higuaín per liberarsi di un ingaggio pesante. E la Lazio purtroppo ha dovuto ripiegare su Hut che cioè, figuriamoci, a me personalmente non piace neanche un po', quindi figuriamoci. Però purtroppo, come si dice, questo passa il convento. Per me gli errori di questa società sono altri. Se uno vuole analizzare gli errori di questa società, per me sono altri. Di cosa vogliamo parlare? Parliamo che da anni non hanno un preparatore atletico adeguato, perché il mercato, ragazzi, c'entra fino a un certo punto. Non è normale che tu giochi con l'Inter e nel primo tempo si fanno male tre giocatori, ragazzi. Cioè, puoi anche fare una rosa di 40 giocatori se se ne fanno male i tre. Soltanto nei primi 45 minuti. A questo punto c'entra la preparazione. E questo è un problema che la Lazio si porta appresso da anni, dall'epoca di Reja, se vogliamo. Altri errori che questa società fa è prendere giocatori a cazzo di cane. Perché ok, tu non puoi fare mercato, perché giustamente i soldi non ci sono. Mi vai a prendere questo giocatore del Paderborn. Vedi, io non conosco nemmeno il nome. Me lo vai a prendere e me lo giri alla Salernitana. L'anno prossimo questo ritorna alla Lazio e starà lì a Formello a fare l'esubero, l'eterno esubero. Uno dirà, vabbè, ma è un acquisto di prospettiva. No, ragazzi, questo c'ha già tipo quasi 22 anni. E oggi, purtroppo, nel calcio di oggi ha 22 anni. Se giochi ancora nel Paderborn,
ti sei già bruciato, tutto più diventi un discreto giocatore. Puoi essere al massimo una discreta riserva per una piazza come la Lazio, voglio dire. Altri errori che fanno sono prendere questi giocatori. Cioè, gli errori sono stati fatti in passato, sono stati presi giocatori come Joni, come Durmisi, come Wallace, giocatori che fanno, cioè, che fanno da esubero e che purtroppo messi insieme gravano anche sul bilancio della società a livello di ingaggi, perché non è che ognuno di loro prende 200-300 mila euro all'anno. Ognuno di questi prende sotto il milioncino e tu fai un milione a quello, un milione a quell'altro, e va a gravare sul monte ingaggi. Perciò gli errori della società, secondo me, sono questi. Poi vabbè, poi tornando al discorso del mercato delle altre squadre, uno mi dice: la Fiorentina ha fatto, per esempio, la Fiorentina ha fatto un buonissimo mercato. Io sono d'accordo, ma la Fiorentina ha fatto un mercato da Fiorentina, da una società che, rispetto parlando, con il dovutissimo e sacrosantissimo rispetto, di una società che ambisce al massimo un piazzamento in Europa League. Uno dice: ma anche il mercato del Benevento, insomma, è un bellissimo mercato. Io sono d'accordissimo, il Benevento ha fatto un ottimo mercato per una squadra che deve ambire a lottare per la salvezza. Il mercato della Lazio sarebbe stato più complicato. La Lazio giocherà la Champions, avrebbe dovuto fare un mercato da Champions, e fare un mercato da Champions con i soldi con le cifre che girano oggi era praticamente impossibile. Se solo vogliamo considerare, noi prima abbiamo parlato di cifre, ragazzi, l'alternativa a Murigi, in caso che non fosse arrivato Murigi, l'alternativa, un nome che si era fatto era stato Kevin Lasagna dell'Udinese. L'Udinese voleva 25 milioni per Lasagna, ragazzi. Lo scorso anno l'Udinese è stato il peggior attacco del campionato, è stato quasi il peggior attacco del campionato, anche quest'anno segna pochissimo. E tu mi chiedi quasi 25 milioni di euro per Lasagna, dai. Ragazzi, dai. Cioè, quindi, ripeto, lamentarsi non serve a nulla. Purtroppo la situazione è questa, ragazzi. E la Lazio, a differenza di molte altre società, ha sempre avuto un occhio di riguardo per il bilancio. Non è una società che spende più di quello che può. Per esempio, Lotito, purtroppo, cioè, Lotito, no, purtroppo, è un presidente che, se ha 30 euro in tasca, ne spende 10. Non come altra gente che ha 10 euro in tasca e ne spende 30. Poi dopo non ci lamentiamo se poi deve togliere i migliori giocatori, deve vendere i migliori giocatori. Cioè, questo è il discorso. Poi ogni anno mi dicono, cioè, per esempio, la Roma, faccio un esempio, giusto per la Roma, ha speso tanti soldi in passato, poi negli anni a seguire ha dovuto vendere i suoi uomini migliori. E la Lazio ogni anno, almeno su questo, non vende nessuno, perché non ha la necessità di vendere, perché è una società che cura il bilancio. E in Italia è l'unica società, secondo me, insieme al Napoli e insieme all'Atalanta, perché l'Atalanta le sue fortune le costruisce fin dal settore giovanile, ma lì è un caso a parte. Quindi, ragazzi, per ora questo video finisce qui. Ci vedremo con altri video commentando anche partite della Lazio, e come già vi ho detto, lamentarsi non serve a nulla. Io vi ringrazio, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale e di supportarmi anche nel mio canale di gaming, Wonderboy87 1900. Sarei grato se vi iscrivessi anche lì, che porto delle serie anche lì, Formula 1, FIFA e quant'altro. Per ora io vi ringrazio e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao belli!